Lo scandalo del calcio scommesse continua a travolgere giocatori della nazionale italiana. Dopo le iscrizioni nel registro degli indagati di Domenico Criscito e Leonardo Bonucci, sono emerse ombre anche nei confronti di Gigi Buffon. Il portiere della Juventus avrebbe effettuato scommesse vietate per oltre 1,5 milioni di euro. Da un'informativa della Guardia di Finanza di Torino, allegata agli atti dell'inchiesta di Cremona, è emerso che un conto corrente intestato a Buffon ha registrato un'anomala movimentazione, caratterizzata dall'emissione nel periodo gennaio-settembre 2010 di 14 assegni bancari per un totale di 1.585.000 euro a favore di Massimo Alfieri, titolare di una tabaccheria a Parma abilitata tra l'altro alle scommesse calcistiche. L'avvocato del capitano della nazionale, Marco Valerio Corini, contattato dalla banca, si legge ancora nell'informativa, a tutela della privacy del suo assistito, non ha voluto dettagliare le ragioni dell'operatività segnalata. Il legale, prosegue la nota, si è limitato a descrivere il beneficiario degli assegni come persona di assoluta fiducia, spiegando che i trasferimenti di liquidità erano volti a tutelare parte del patrimonio personale di Buffon. Ma la banca, conclude l'informativa, ipotizza che le liquidità possano essere state oggetto di scommesse vietate. Il portiere bianconero, a differenza di Bonucci e Criscito, non è però indagato. Per la giustizia ordinaria, infatti, scommettere non è un reato. La violazione, semmai, sarebbe in termini sportivi, visto che è assolutamente vietato agli iscritti della FIGC puntare soldi su partite di calcio. Buffon era già stato coinvolto in un'inchiesta giudiziaria per scommesse nel 2006, ma alla fine degli accertamenti la sua posizione fu archiviata per non aver commesso il fatto.